Dottor Zini, un importante convegno sull'artrosi dell'anca. Qual è l'obiettivo principale di questo appuntamento? Ma l'incontro di oggi serve soprattutto per discutere di questa problematica che è estremamente diffusa con tutte le professionalità mediche e non mediche che si occupano dei nostri pazienti. Quindi è un incontro con i medici di famiglia, con i fisiatri, i fisioterapisti e gli infermieri per gestire insieme e provare a discutere come gestire insieme tutti i problemi legati alla chirurgia di questi pazienti, sia nella fase preparatoria che nella fase chirurgica che in quella post-operatoria. È una delle patologie più frequenti nel campo osteoarticolare. Negli anziani sicuramente perché l'età media è aumentata moltissimo e quindi i fenomeni degenerativi crescono, ma anche nei giovani sportivi, negli sportivi amatoriali, perché la pratica sportiva ha accentuato molto queste problematiche, le ha anticipate molto nel tempo. Ci troviamo molto spesso con pazienti quarantenni già con gravi artrosi dell'anca che vanno trattati. Un'artrosi avanzata va trattata con una protesi di anca, ma la scommessa nostra in realtà è quella di diagnosticare precocemente questi pazienti e trattarli diversamente senza farli arrivare alla chirurgia protesica. In questo sono stati fatti grandi passi avanti. La clinica Villa dei Pini di Civitanova è all'avanguardia sotto questo fronte. Beh, abbiamo una casistica altissima di protesi d'anca, una delle più alte nella regione, a dimostrazione di un trattamento efficace di una problematica molto diffusa, ma facciamo anche ovviamente interventi di artroscopia mini-invasiva quando abbiamo dei pazienti che cominciano ad avere questi sintomi per cercare proprio di evitare il peggioramento e di arrivare quindi a un intervento protesico. Questo teoricamente nel tempo può essere anche un fattore che può condurre a una riduzione dei costi sociali di questa malattia.